E siamo su Facebook, un attimo solo che abbiamo anche L'audio. l'audio su YouTube e su Twitch, perché stiamo provando anche a usare Twitch, mentre ci siamo. Siamo Questo qui. mondo sconosciuto. Siamo qui con, presente direttamente lei, ora presentiamo Ah, noi. non lo so. Vabbè, presentiamo Anzi. noi. Allora, vai. Vai, Anna Pernice di... Travel Fashion Tips. Ciao, ciao a tutti. Qualcuno ha già conosciuto Angela, abbiamo fatto da Anna. Sì, Anna, è buonasera. buonanotte. A posto, Non ti ho bravo, detto Anna. niente, Fabio. Stanotte non ho dormito, quindi potrei dire delle cose assurde oggi. Allora, intanto, mentre tu No, sì, saluti Anna, così io dicevo faccio che un po' di... qualcuno di quelli che ci segue ha già conosciuto Anna perché abbiamo fatto una diretta tempo fa con lei, con Toto Travel, quindi è una faccia conosciuta, ma non l'abbiamo mai conosciuta da sola qui sul nostro canale, quindi c'è già Daniele che ci saluta, dal buonasera a tutti. Obla, mettiamo Daniele. Allora, intanto avvio solo qualche video party sui vari Sì, lui gruppi. si Io espande. mi espando. Allora, Anna, parlaci di te. Chi sei? Cosa fai? Dove sei? Un Un fiorino. fiorino. Allora, ciao a tutti. Come hanno già detto, sono Anna Pernice, sono la fondatrice del blog travelfashiontips.com, che è un blog di viaggi e lifestyle. Mi piacciono principalmente i viaggi di lusso, ma anche i viaggi culturali e avventurosi. E in questo momento sono a Napoli, a casa mia, anche se mi divido tra Napoli e Milano. E nulla, in realtà le mie due città sono soltanto dei pit stop, perché in realtà io vivo in giro per il mondo. Non sono mai stata a casa per più di una settimana e adesso esserci già da più di un mese sta iniziando a Mamma mia, fa diventare pesante. Strano, vero? Ti senti un po' strano. in gabbia, vero? Eh sì, Come molto. tutti noi, penso Come tutti ormai, noi. noi non vediamo l'ora di poter rimettere a riavviare il motore del nostro camper, quindi penso che per te sia uguale. Sì, in realtà, per come è la situazione, non riesco nemmeno a pensare già a un prossimo viaggio, quindi perché non so quando potremmo ricominciare a viaggiare di nuovo e penso purtroppo non prima del 2021, quindi in realtà pensare già a un viaggiare, programmare dei viaggi diventa anche proprio impensabile per me, però stare a casa senza poter uscire sta iniziando a diventare veramente insofferente. E Vabbè, quindi speriamo cerco. che ci sia la via di mezzo, magari il 2021 per i viaggi all'estero, anche se speriamo molto prima. In Italia si parla tanto di turismo di prossimità, dicono che si potrà girare Già. l'Italia, Ma speriamo speriamo presto, che sì, insomma. perché per come la situazione è forse anche l'estate. Speriamo di no, ovviamente, quindi di poter almeno ricominciare a viaggiare per quest'estate, poi chissà, vedremo. Sì, diciamo che la ministra sembrava favorevole a portare all'esplorazione dei borghi, piuttosto che chiaramente c'è sempre questo problema della distanza sociale, quindi se pensiamo alle spiagge, pensiamo all'estate, ci viene sempre in mente la spiaggia, a noi italiani, le spiagge affollate ad agosto, è dobbiamo complicata, avrei visto anche dimenticarle, tu, sì. sì, avrei visto anche tu che stanno pensando mille sistemi diversi per consentire di stare Sì, spiaggia. beh, tutti impensabili, Delle quindi. gabbie in Sì. plexiglass, quella di oggi ho visto è l'igloo in fibra di bambù, tipo, Ah, non l'ho vista. sì, è tutta la cupoletta, tipo tenda, dicono è più ecologica, magari ti muori meno di caldo perché è bambù, ma comunque sei nel tuo piccolo igloo Sì, personale, insomma. proprio almeno io non so quanto convenga, cioè puoi neanche andare al mare così. Non lo so, lì è certo spiacerebbe che chi ha uno stabilimento balneare perda la stagione, quindi insomma, spero che qualcuno ci vada se ci sarà modo di andare. Io non andrò. Speriamo, dai. Lì a Napoli com'è la situazione? In Ma guarda, generale. qui in realtà è tutto chiuso. Allora, i contagi non ce ne sono tantissimi, per fortuna sono riusciti a contenere tutto perché comunque l'hanno chiusa quasi subito. Devo dire, il governatore De Luca è stato molto restrittivo. Infatti siamo l'unica regione d'Italia in cui non è consentito il delivery, quindi non è possibile ordinare cibo d'asporto. Per questo stiamo diventando tutti MasterChef. Ma anche Ormai. quello, anche se ci portano il cibo, tutti in cucina. Sì. E nulla, praticamente non usciamo di casa dal 9 marzo, quindi
non possiamo uscire, già era stato vietato da subito l'attività fisica, prima ancora che la vietassero in tutta Italia, quindi in pratica è un mese e mezzo che non possiamo fare nulla se non uscire per fare soltanto la spesa o andare in farmacia. Sì, sì. E comunque anche lì controllano il percorso, quindi non puoi comunque deviare il percorso, devi fare soltanto la strada più breve da casa tua al posto in cui devi andare, quindi a quel punto ti passa anche proprio la voglia di uscire, perché poi esci dove vai, quindi resti a casa. Sì, sì. Quindi siete abbastanza virtuosi voi campani, insomma, se ci sono delle regole le rispettate forse più che tante persone al nord. Qua, no, da noi, qua da noi almeno sabato, venerdì prima di Pasqua c'era tanta di quella gente in giro che sì, veramente sì. Da noi, stiamo vedendo proprio questo, che noi qui comunque al sud dove ci sono meno contagi, devo dire, stiamo rispettando abbastanza bene le regole. Io beh, le sto rispettando, non sto proprio uscendo di casa, però devo dire comunque anche tanti altri campani, sono veramente pochi quelli che stanno violando le regole e sono in giro. Invece comunque vediamo dai telegiornali che nelle altre città c'è ancora tanta gente in giro per strada. Soprattutto vediamo in Lombardia, comunque nei posti dove ci sono più contagi. Poi ovviamente è quello che trasmettono le TV, i telegiornali. E non sappiamo se è realmente così o meno, perché un'altra cosa che sto notando è anche che i giornalisti stanno facendo di tutto per cercare di avere il titolo più a chiappa live, no? Che proprio quello che attira di più, ovviamente. Sì, allora, ho visto un servizio di qualche giorno fa di Agorà, che praticamente era via Scarlatti a Napoli, che è una zona pedonale dove di solito c'è tantissima gente, non c'era nessuno, era deserta, passava ogni tanto qualche macchina e la conduttrice continuava a ripetere che c'era tanta gente in giro, quando poi passava non c'era nessuno. E quindi non aveva proprio idea di cosa vuol dire tanta gente in giro. Quindi allora, salutiamo solo velocemente qualcuno che si è collegato. Fulvia e Lidia, Fulvia e Samantha, Lidia dopo è un'altra, le mischiate. Fulvia e Samantha? Sì, no, mi hai detto Fulvia e Lidia. Sì, perché c'era Lidia, ma mi è venuto in mente che Neko. Su YouTube abbiamo Fulvio, che è un ragazzo che si è autocostruito un camper. Ah, che bello! Partire da un camion frigo. Poi salutiamo Lidia. E dopodiché poi c'è Daniele che ci chiede se sei una camperista. Allora, come abbiamo già spiegato, noi stiamo facendo un lavoro, facendo conoscere anche persone, diciamo, del turismo classico a tutto il mondo dei camperisti, perché crediamo che l'unione di queste due, di questi due mondi possa portare veramente tante tante belle cose. Quindi quando sempre di viaggi si parla, poi chi li visita in camper, chi in tenda, chi in hotel, tanto siamo tutti viaggiatori, però Anna ha un passato da roulottista. È vero, poi ci spiegherà bene, ma vedi che non è proprio fuori dal nostro mondo. No, raccontaci un po'. Io ho sempre fatto campeggio sin da bambina, in realtà continuo a farlo ogni estate, quando non viaggio in giro per il mondo, anche se è un tipo di vacanza un po' più statico, perché i miei hanno una roulotte da sempre, quindi io ho sempre fatto campeggio con loro. Da qualche anno hanno comprato una roulotte grande da 6 posti letto, anche se siamo in 3 praticamente a dormirci, quindi ho la mia cameretta con il letto a castello, con la porta che si chiude. Per stare comoda. Per stare comoda, quindi faccio comunque campeggio, anche se comunque non viaggiamo, quindi non giriamo con la roulotte, ma siamo in un campeggio fermi. Sì, sì. Questa è la mia esperienza, anche se devo dire l'esperienza del camper mi ha sempre attirato tantissimo e mi piacerebbe prima o poi fare un viaggio in camper on the road, anche perché a me piacciono tanto i viaggi on the road e di solito li faccio in auto fermandomi a dormire poi negli hotel. Un'esperienza molto simile che ho fatto, quella che si avvicina di più all'esperienza di un camperista, è quella con l'Ape Calestino, che ho fatto l'Italia on the road in Ape Calestino. Meraviglia. Che bello che abbiamo già convinto Diana a entrare nel gruppo dei camperisti e
secondo me ce la faremo anche con te. Dell'apocalittino. Non l'abbiamo fatta insieme, ma l'abbiamo fatta nello stesso periodo. Quindi... È vero, anche lei ha fatto l'esperienza, ci diceva, è vero. Sì, sì. Però comunque... vediamo di convincervi tutte e due a provare l'esperienza. Potremmo del campo. Potremmo studiare qualcosa. Ma io sono propensa, per me va benissimo. Appena riusciremo a ripartire. Stiamo studiando. Vogliamo portarvi in giro a far conoscere questo mondo malato, di persone malate, pazze. Quindi è secondo noi un bellissimo modo di viaggiare e di scoprire l'Italia e l'Europa, ovviamente, di più dell'Europa. Diventa un pochino più complesso, ovviamente. Sì, adesso andare in Europa, cioè fuori dall'Italia, sarà complicato e è anche giusto magari girare l'Italia quest'anno, perché in fondo aiutati che il Celta aiuta, quindi se tiriamo su noi la nostra economia, tanto sì. Male non è? È bellissima, ogni regione ha una sua particolarità, sì, sì, tutta da scoprire. Io devo dire, per fortuna, l'ho già girata quasi tutta, quindi comunque la conosco abbastanza e devo dire che è tutta bellissima, non c'è una regione più bella dell'altra, ma sono tutte belle, ognuna ha delle sue particolarità, i suoi borghi, cucina buonissima, ottima, sì, ovunque in Italia, cosa che non sempre si può avere all'estero, quindi benvenga a viaggiare in Italia. Sì, sì. Aspetta, salutiamo solo un attimo velocemente Paolo, Ale, poi c'è Cristian. Ciao Cristian. E Silvana, che okay, siamo collegati sui vari gruppi. Io non dico perché sto vedendo soltanto dalla chat abbiamo noi, però sì, no, purtroppo perché alcuni commenti, quelli di Facebook, si possono visualizzare sulla chat, gli altri no, e quindi gli altri anche perché siamo sui vari gruppi dei camperisti, lì arrivano sulle chat dei camperisti, quindi pian piano dobbiamo leggerli noi perché sennò ce li perdiamo. Ah, ok, perfetto. C'è Daniele che è partito, lancia il resto. Allora, Daniele l'abbiamo avuto anche lui come ospite una diretta passata, è l'amministratore di uno dei camper, diciamo, dei gruppi Facebook più importanti a livello di camperisti. È camperista libero. E come Diana ti vuole convincere a comprare il camper. Cioè, ad acquistare, proprio a provare. Proprio ad acquistare, boh, basta. Direttamente, senza manco fare la prova. Okay. Senza manco fare la prova, vai diretta. Ma iniziamo magari da un noleggio, vediamo come va. Sì. Beh, prima te lo faremo provare, dai. Ale dice, il camper è sempre fantastico come fare il campeggio. Vabbè, ovviamente sì. Qui... Sì, ma va benissimo, a me piace, quindi io è un'esperienza che vorrei fare, quindi ben venga. Raccontaci un po' di te, da come è nata la passione, raccontaci un po' il tuo blog, come è nato, la tua storia. Allora, io ho sempre viaggiato fin da bambina, anche perché mio padre è un ex comandante della Costa Crociere, quindi... ho i viaggi nel sangue, anche mio nonno navigava, quindi vengo comunque da una famiglia di marittimi. E a viaggiare con i miei genitori da bambina e poi ho continuato a viaggiare da adulta per conto mio. Inizialmente io ho studiato scienze della comunicazione, inizialmente gestivo i blog aziendali delle aziende per le quali ho lavorato. Poi ho creato il mio blog per hobby nel 2013, visto che comunque scrivevo per i blog aziendali e iniziavano a nascere i primi blogger. Io all'epoca mi occupavo di moda perché lavoravo in un'azienda del settore moda e c'erano le prime blogger che erano tutte ragazzine e quindi ho detto ok, adesso apro anche io il mio blog, racconto delle mie passioni, delle mie esperienze e così è nato Travel Fashion Tips, nel quale ho cercato di racchiudere le mie due passioni che erano appunto i viaggi e la moda. Da lì, un po' alla volta, devo dire che il blog è cresciuto. Io comunque lavoravo in azienda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, poi dalle 19 all'una di notte gestivo il blog, nel weekend scrivo per il blog. Comunque, quando potevo, cercavo di viaggiare ogni weekend o comunque in tutti i ponti, perché poi lavorando in azienda potevo muovermi soltanto quando c'erano i ponti o nel weekend. E devo dire, avendo studiato comunque comunicazione, marketing, social media, sono riuscita a farlo crescere e un po' alla volta ho iniziato a contattarmi le aziende per delle collaborazioni, fino a quando non ho preso la decisione di mollare tutto e fare la blogger a tempo pieno. Mi ho aperto la partita IVA e adesso sono una blogger di professione.
Ho scritto un libro nel quale ho raccontato il mio lavoro, come ho iniziato tutto, come fare il lavoro di blogger. E quindi... Daniele, non so se può dirlo, Daniele. Dottore. Allora, ho lavorato per Silvia Nitsch, per George Jones e Pioli. Aspetta qua che mettiamo il libro. Ma che non ci manca, è bellino che è. Sì, l'avete comprato a Torino, alla Fiera del Libro. Sì, alla Fiera, sì. Assolutamente, infatti c'è tanto di dedica. C'è tanto di dedica tua per noi. Ti ricordo. Perché per noi è un bello onore comunque ospitare te, ospitare Diana, abbiamo ospitato Andrea, certo. Gente comunque che è famosa nel mondo del travel blogging. Voglio dire famosa, mi sento un po' a disagio. Siete già persone che ce l'avete fatta e quindi è... importante. Salutiamo Miki. Ciao Miki. Ciao. Oggi poi tra l'altro mia nonna guarda forum, vabbè, è una croce dell'umanità questo, ma un guarda forum, e c'era proprio la causa di un padre che si rifiutava di mantenere il figlio, che ha voluto continuare gli studi, proprio, ma che si era messo in testa di fare il travel blogger. La combinazione, no? Ho pensato, guarda te, ed era il classico ragazzo che in realtà... si dice, ma scatto bene le foto, io voglio prendere e andare, poi magari domani un qualcuno mi cercherà per pagarmi l'hotel, piuttosto che... Quello che ho notato subito è che c'è un po' questo concetto che per fare il travel blogger basta prendere, partire, e poi di conseguenza avrai di sicuro successo, di sicuro si accorgeranno di te. Non è proprio così, è un'eccezione, no, assolutamente non è semplice. Il problema è che tanti pensano che veramente non ci voglia nulla per fare il travel blogger, basta veramente viaggiare, fare due foto e basta. In realtà è un lavoro molto impegnativo, perché c'è comunque dietro tanto studio, tanta ricerca, anche tanta pianificazione e tanta strategia. Basti pensare a un periodo come questo in cui non possiamo viaggiare, però non possiamo abbandonare i nostri blog, i nostri social, perché poi dopo c'è il rischio di perdere i follower e recuperare comunque i follower o comunque dei clienti persi. Un po' lo stesso discorso che hanno le aziende. È difficile. Quindi bisogna comunque studiare delle strategie per essere sempre sul pezzo, per poter migliorarsi anche. Quindi c'è anche un lavoro dietro tutto di studio, di ricerca, sì, di aggiornamento continuo, perché anche l'algoritmo su Google cambia di continuo, così come cambiano gli algoritmi di social. E quindi... Maledetti tutti loro. No, sì, diciamo che tanti... poi le foto vanno comunque post prodotte, non basta scattare una foto così in viaggio e pubblicarla. Ci sono tanti, vedo tanti nuovi travel blogger, tanti ragazzi vogliono fare travel blogger che pubblicano foto amatoriali sui social e vogliono emergere o iniziano a proporsi già le aziende con pochi follower. In realtà bisogna studiare tanto e bisogna impegnarsi e bisogna avere tanta costanza soprattutto, perché comunque un blog non può essere gestito ora, quindi pubblicare un articolo adesso, oggi, e poi pubblicarne un altro fra un mese, un altro fra 3 mesi, e quindi essere poco costanti. Bisogna comunque pubblicare con costanza, sì, tenerlo sempre aggiornato, scrivere comunque in italiano, perché tanti non sanno scrivere nemmeno in italiano. Non è così scontato. Non è così scontato. Abbiamo letto dei commenti. Cosa, scusa? Abbiamo letto dei commenti sui nostri video, che veramente se ci mettessimo lì a fare la classifica di gente che almeno si dice tanto i commenti ai video o comunque sui social, che ci può stare che magari qualcuno non sappia scrivere in italiano, però quando leggi un articolo di un blog scritto con i piedi, in cui dopo 2 righe lo abbandoni perché non riesci proprio a leggerlo, a seguirlo, è brutto, è tristissimo. Sì, sì. Ok, va bene fare delle belle foto, però se si vuole fare dei blogger bisogna anche saper scrivere, e scrivere in modo tale da emozionare. Sicuro. Ma tanti probabilmente si basano sul primo concetto di blog, quindi il diario che uno, sì, pubblicava su internet così di getto come ti viene. In realtà sì, anche andare bene, però il problema è che devi comunque, c'è un minimo di regole, sappiamo che ci sono, bla bla bla, devi comunque... Va bene la spontaneità, deve esserci, non deve essere troppo costruito, ma devi anche scrivere nel modo giusto, con, sì, quel po' di regole che ci sono, quindi devi approfondire un po' il mondo, non puoi, secondo noi, prendere, buttarti
e avere l'idea che, vabbè, adesso tutti si accorgeranno di me, tempo 2 mesi. Anche nel mio libro che bisogna fare un giusto mix tra lo storytelling, che comunque la tecnica di scrittura emozionale, quindi scritta in modo da diario, appunto, quindi con emozioni, racconti proprio, e la scrittura di SEO copywriting, quindi comunque con le regole del web, per fare in modo che l'articolo si indicizzi. Sì. Perché puoi scrivere anche l'articolo più bello di questo mondo, ma se non viene indicizzato su Google, cioè, il problema è che lo leggono pochi. Sì. Salutiamo Miki, che ormai vedi ti hanno adottato, ti aspettano alle prossime fiere. Grazie, ciao. Non si sa quando purtroppo sarà la prossima fiera, perché probabilmente Parma c'era Santa. Un commento avevo visto di Tiziano, forse. Aspetta, me lo sono no perso, era però per il camper, che diceva che, eccolo qua, ma ci stiamo tutti in Italia col ma camper. Sì, ci stiamo, sicuramente tanto. Sì, dobbiamo solamente capire come gestiranno anche i campeggi. Paolo che dice congiuntivi mandati al massacro, H mancato, abbreviazioni incomprensibili, sì. Quindi veramente sì, diciamo. E te sei anche forte non solo sul blog, ma sei anche forte su Instagram. Caspita. Sì, diciamo di sì. Beh, diciamo che c'hai giusto giusto quei 50.000 follower in più di noi, quindi ce ne siamo anni luce da te. Proprio. Beh, diciamo, io ho sempre avuto la passione per la fotografia, anche se non sono una fotografa, quindi inizialmente mi dilettavo con Pinterest, che a me piaceva tantissimo, però in Italia nessuno se lo filava, e quindi avevo oltre 100.000 follower su Pinterest, ma non erano nulla in Italia se non avevi un profilo Instagram, e quindi ho iniziato a investire tanto su Instagram. Però quello che vedo è che spesso si tende a confondere Instagram con il blog. Sì, questo è sicuro. Un articolo in cui ho voluto specificare quali sono le differenze tra il social, quindi tra Instagram e il blog. A proposito, lo linkeremo poi qui sotto, certo, nella descrizione del video, così. E volevo dire che sono due canali completamente diversi fra di loro, perché comunque Instagram è un social, il blog invece è di tua proprietà, è un po' come se fosse un tuo figlio. Certo. Quindi poi Instagram è un social fotografico e soprattutto per quanto riguarda il turismo è molto utile per dare ispirazione su un viaggio. Quindi attraverso una bellissima foto di viaggio è possibile far crescere la voglia di andare in un posto. Grazie Daniele, stavo leggendo. Dicevo, attraverso le foto di viaggio nasce la voglia, il desiderio di visitare un posto, però nel momento in cui si vuole prenotare un viaggio non è un acquisto d'impulso, quindi va comunque pianificato, va studiato, e le ricerche vanno fatte su Google, e su Google si trovano appunto i blog di viaggi, e quindi è lì che poi si trovano le informazioni. Un blog permette di dare tante informazioni su una destinazione, su un viaggio. E una cosa che ho notato anche negli anni scorsi è che molti enti del turismo si erano soffermati molto solo su Instagram, mi hanno commissionato tante volte delle campagne di viaggio soltanto Instagram, che è stata una scelta per me sbagliatissima, infatti ogni volta che sono partita anche per un viaggio solo Instagram ho sempre pubblicato anche l'articolo sul blog, perché una foto su Instagram dopo una settimana non la trova più nessuno, è già persa. Mentre invece un articolo sul blog dopo 2-3 mesi, dopo 1 anno, 2 anni, può essere ancora trovato, ricercato. Ti cadono un po' le braccia proprio quando quelli che dovrebbero essere, insomma, gli esperti del settore sono i primi a fare confusione. Quando pubblicano le classifiche, non so, dei 100 migliori, dei 10 migliori travel blogger d'Italia, mettono un sacco di persone che poi sono Instagrammer, vai a cercare il loro blog e non ce l'hanno. Oppure ce l'hanno, ma delle performance che dire che fanno pietà. Sì, che non usano per poco. Il problema è questo, che c'è tanta confusione tra Instagram e blog. Tanti parlano di blogger riferendosi soltanto a Instagram e non tenendo in considerazione che un blogger invece ha un blog. Ci sono anche tanti bravissimi blogger che purtroppo su Instagram non sono forti, hanno pochissimi follower, però hanno dei blog fortissimi, che sono sempre in prima pagina su Google per quasi tutte le parole chiave, quindi bisogna fare questa distinzione. Abbiamo notato noi, vabbè, sai che siamo fotografi, ci si diverte, stiamo appassionando, ci abbiamo conosciuto fotografi, questa gente professionista, Ambassador Sony, Canon, comunque gente che
a livello fotografico nella professione italiana sono famosi, ma se vai a vedere il loro Instagram c'hanno pochissimi follower. Sì, io i fotografi stentano, hanno difficoltà a crescere su Instagram, ma secondo me è dovuto al fatto che comunque un fotografo ha uno stile di fotografia professionale che è diversa dallo stile Instagram, perché la foto Instagram deve essere fatta in un certo modo, che può essere fatta anche in modo amatoriale, quindi non necessariamente con una macchina fotografica professionale, anche semplicemente con uno smartphone, però deve seguire alcune regole, che la prima sicuramente è quella della presenza comunque del blogger o dell'instagrammer in foto, che da tanto rispetto alla foto del suo paesaggio, ed è una cosa che ho notato anche con le mie foto, e all'inizio anche ogni tanto pubblico qualche foto in cui non ci sono io, ma vedo che hanno una performance molto sì, decisamente minore, quindi è così in tanti. Infatti, se ci fai caso, tutti gli instagrammer più affermati hanno foto in cui ci sono comunque loro o c'è comunque sempre il soggetto. È un concetto molto italiano da quel che abbiamo visto questo, perché se andando a vedere comunque sì, fotografi esteri, però sul travel comunque no, ma fotografi esteri stile quello olandese Elia Locardi, che sì, è un nomade digitale fotografo, che è una cosa da paura. Loro all'estero comunque probabilmente è già diverso il concetto, non lo so. Hanno anche un sacco di follower loro in Italia. Diciamo che comunque Instagram è un social e come ogni social ha bisogno comunque che vengano rispettate determinate regole, quindi che si usino gli hashtag giusti, la geolocalizzazione. E un fotografo non sempre comunque ha le competenze per capire come indicizzarsi su un social network, quindi magari fa delle foto bellissime, pazzesche, però non riesce comunque ad affermarsi. Sì. Noi siamo dei mezzi disastri su Instagram. Allora, a proposito, generale, come puoi vedere, abbiamo già le prime domande per te. Sì, quindi... non datemi di lei. Aspetta, salutiamo solo Lorella, Ernesto, Alessandro e poi c'è Gianlugia, che è un altro camperista, rulottista fotografo. Rulottista, per ora sì. E che salutiamo tutti. E vai pure prego, con... con la domanda, di, domanda Daniele. Di Daniele. Allora, mi manca parte del Sud America, ne parlavo proprio prima in un'altra diretta su Instagram, sono stata soltanto in Messico e quindi appena si potrà ritornare a viaggiare sicuramente vorrei partire dal Sud America, vedere il Perù, il Cile, andare in Brasile, quindi andare alla scoperta appunto del Sud America. Poi mi manca parte dell'Asia, sono stata in Thailandia, però da anni ho provato a organizzare un viaggio a Bali che ogni volta mi saltava per un motivo diverso, quindi spero di riuscire prima o poi a organizzarlo. E poi il Giappone. Mm. Diciamo, l'Europa invece la conosco quasi tutta, così come l'Italia. Ah, poi un'altra zona che mi manca è la California, mentre invece sono stata nella parte east degli Stati Uniti, quindi ho fatto New York, Boston. Sì. E la Russia mi manca, quindi ho ancora tantissimi posti da vedere. Giovane, quindi c'è tempo. Si spera di riuscire a prendere a viaggiare e avere il tempo di farlo. Sappi che prima di Natale qualcuno qui ti stava odiando per un viaggio che hai fatto. La Lapponia è troppo. No, non la Lapponia, Disneyland. Vabbè, Disneyland okay. Sì, anche, mannaggia. Manca sempre. Perché cioè, avevi dormito al coso? A Newport, sì, all'interno del parco, bellissimo. Sì, sì. E poi l'ultimo viaggio che ha già anticipato lei, ha fatto lo spoiler, sei stata prima. Ma infatti, guarda, io sono stata fortunata quest'anno perché ho iniziato l'anno con il botto, che praticamente mai come quest'anno avevo già pianificato tutti i viaggi fino all'estate. E i primi due sono stati gennaio e febbraio, Giordania e Lapponia, che erano due viaggi che sognavo di fare da una vita, che anche quelli ogni volta avevo sempre rinviato. Poi alla fine sono riuscita a organizzare e partire giusto in tempo, perché mi sono trovata in Lapponia quando ci sono stati i primi casi di coronavirus a Milano, quindi hanno iniziato a fare tutte le chiusure a Milano. E anche dalla Lapponia ho avuto un po' di difficoltà a rientrare in Italia, perché la Lufthansa aveva cancellato i voli con italiani, non voleva italiani a bordo, quindi mi ha cancellato il volo, mi ha spostato su un volo Finnair,
che non faceva scalo a Francoforte ma a Helsinki, quindi è stato un po' un'avventura. Sì, però sono contenta di essere partita e essere riuscita a farlo, perché almeno ho realizzato un altro sogno, che è stato quello dell'aurora boreale. Quello. E poi invece Giordania hai fatto una cosa un po' particolare. Sì, ho fatto un viaggio un po' particolare, un progetto stylish versus backpacker. Ho viaggiato con un backpacker che poi non conoscevo quasi per niente. Ce l'avamo visti soltanto una volta e abbiamo deciso di organizzare un viaggio insieme e provare a metterci l'uno nei panni dell'altro. E quindi abbiamo organizzato un on the road per la Giordania, l'abbiamo girata tutta da Aqaba ad Amman, passando per il deserto del Wadi-Rum, Petra e Mar Morto e Jerash. E abbiamo fatto metà viaggio in stile stylish, quindi luxury, con hotel 5 stelle lusso, che è il genere di viaggio che a me piace fare, e metà viaggio in stile backpacker, anche se comunque tutto il viaggio è stato un po' vissuto nell'ottica del backpacker, perché io di solito, avendo un profilo Instagram molto lifestyle, tendo a cambiarmi più volte al giorno durante i miei viaggi per fare comunque foto scenografiche con l'outfit adatto alla destinazione, al posto, al monumento. Invece in questo viaggio, da vera backpacker, praticamente sceglievo il mio outfit la mattina e restavo così fino alla sera. E quindi la mattina io perdevo più di un'ora a cercare di cambiare una casa. Sempre però stylish anche in backpacker. Cioè, certo. Sempre... Sì, ma lo stile è nato, penso. Mi hanno detto che ero elegante anche nel deserto, però il mio... E quindi... Non è classico. Guarda che meraviglia, con la bandana, gli orecchini, noi sembriamo sempre... Scappati di casa. Buona parte degli italiani è in tuta o in pigiama. Ma pensa, quella notte io non avevo per niente dormito, perché eravamo stati fino alle 2 di notte a fotografare le stelle, con il freddo del deserto, che comunque c'è l'escursione termica la notte, e la mattina ci eravamo svegliati alle 6 per fare la cammellata all'alba nel deserto, solo che poi è venuto a piovere e quindi i cammelli non si sono presentati. No, cammelli. C'è da piovere nel deserto. Sì. Allora, la settimana successiva poi ha nevicato nel deserto, pensate. Sì, l'avevamo visto. Vero, l'avevamo visto. Abbiamo anche beccato la neve a Petra, quindi. Quindi è incredibile. Cioè. Fenomeni. Incredibili, veramente. Sì. Bellissimi. E il viaggio più bello, so che è difficile. Una domanda mi fanno in tanti, però sì, è veramente difficile, perché ogni posto ha una sua particolarità, la sua bellezza, ogni viaggio è bello a modo suo. Sicuramente tra i viaggi più belli che mi sono rimasti nel cuore c'è la Cappadocia, che è stato veramente un sogno ad occhi aperti, ma anche i viaggi in Africa. Per me l'Africa mi ha veramente cambiato. È stato proprio in un viaggio in Africa, io poi ho deciso di trasferirmi a Milano. Lo so, può sembrare strano qual è il nesso, però mi ha fatto riflettere tanto sulla mia vita, sul modo di essere, di pensare cosa volessi essere. Quindi, non so, quando si parla di Mal d'Africa, se non si è vissuto, cioè, è difficile da capire veramente il Mal d'Africa. Ma poi nelle tue scelte sei più da luoghi naturalistici forse che da grandi città? Sì, sono più da luoghi naturalistici. Mi piace molto l'Oriente, in particolare mi piace il Medio Oriente. Io amo tutto il Medio Oriente, infatti l'ho girato quasi tutto: Turchia, Egitto, Tunisia, Giordania, quindi tutto. Sì, mi mancava il Marocco, dovevo partirci a fine marzo, ma purtroppo mi è saltato. Solo rinviato, non è saltato, solo si è rinviato, diciamo così. Speriamo. Sì, però sì, il Medio Oriente a me piace tantissimo, affascina veramente tanto. Poi devo dire, ogni volta che vado in Medio Oriente mi sento un po' come a casa, un po' perché a Napoli abbiamo comunque avuto la dominazione, cioè abbiamo avuto comunque delle contaminazioni egiziane, infatti ci sono comunque molti elementi egiziani anche in alcuni vicoli di Napoli. E poi quando vado lì mi prendono per una del posto, sarà per il mio taglio degli occhi, ma mi parlano in arabo. Quindi... Insomma, devi imparare l'arabo, a meno che non lo sai già. Ma sai, mi sono voglia di farlo. Ho visto in questi giorni su Netflix la serie Il Messia, che è metà in arabo e metà in italiano.
e poi è ambientato in Palestina, Israele, quindi era dall'altro lato del Mar Morto rispetto a dove sono stata, ma i paesaggi erano gli stessi della Giordania, quindi a parte mi è venuta una grande malinconia che sarei voluta ripartire subito, ma poi sentendo parlare in arabo mi è venuta voglia di imparare. Sì. Anche qualcuno qui sì. L'altra settimana quasi quasi si metteva a piangere, ci siamo visti su Disney Plus la serie sugli Imagineer, come sai noi siamo partiti di parchi divertimento, sì. E mi ha detto quando si riapre facciamo tutti i parchi Disney nel mondo, cioè praticamente dobbiamo vendere i reni nostri e di tutta la famiglia, però potrebbe essere carino. Guarda, sono bellissimi, il mio primo viaggio oltreoceano è stato proprio a Disneyland a Orlando quando avevo 12 anni con i miei genitori, e là cioè Disneyland Paris a confronto è microscopico. Sì, 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 Disney World ha quattro parchi a tema. Sì, noi abbiamo fatto soltanto una settimana di parchi, poi abbiamo girato un po' tutta la Florida, poi ci siamo spostati a New York, ma visitare già tutti i parchi di Orlando uno al giorno è qualcosa di bellissimo, quindi vi consiglio di farlo, perché io lo ricordo ancora come se fosse ieri, nonostante sono passati quasi 20 anni. Sì. Cioè, più parli, più ti invidio. Tutti i parchi Disney, no. Le renne, Babbo Natale, com'è Babbo Natale? Di persona, capito. Sono stata a Rovaniemi a incontrare Babbo Natale, era il mio sogno. Però devo dire, un po' il Santa Claus Village di Rovaniemi mi ha un po' deluso, perché è molto commerciale. Mi aspettavo, sai, di vedere le renne, gli elfi che preparavano i giocattoli, invece no, è tutto molto commerciale, purtroppo. Allora, per un bambino, sicuramente è bellissimo, perché fai la fila per incontrare Babbo Natale, puoi prenotare il regalo che ti verrà spedito al prossimo Natale. Infatti, questa è una cosa molto figa, molto carina. Puoi comprare là, puoi scegliere la tipologia di regalo, il budget, lo paghi e poi ti viene spedito da Babbo Natale da Rovaniemi direttamente a Natale. Quindi allora, solamente la lettera mi scriveva, poteva pure mandare qualcosa già che c'era. Vabbè, senti, l'hai incontrato in Europa Park, quindi. A proposito, Lorella condivide con te anche se è brasiliano la saudade per il Sahara, il Mal d'Africa, che dice che dopo essere stata una sola settimana l'ha sognato per mesi. Sì, mamma mia. Io sono più più volte in Africa, in posti diversi, quindi ogni posto mi ha lasciato una saudade diversa. Il Sahara, sono stata alle porte del Sahara in Tunisia, è stato bellissimo, e là veramente la sabbia del deserto l'ho sognata per notti. Poi però devo dire anche la savana mi è rimasta nel cuore quando sono stata in Tanzania, che ho fatto una settimana di safari, pure è stato incredibile vedere gli animali nel loro habitat naturale. E anzi, vi do una chicca, io adesso una cosa che sto facendo è che ho scoperto che c'è una webcam allo park. Abbiamo visto, noi che picchiamo il naso, vediamo che cosa fanno gli ippopotami, le giraffe. Sì, anch'io mi collego ogni giorno per fare. Solo che l'abbiamo provato a condividere su Facebook, ma nessuno la calcola, non si sa perché. Perché secondo me è una cosa bellissima ficcare il naso lì e vedere cosa stanno facendo in quel momento. Io quando l'ho scoperto, ovviamente mi collego tutti i giorni per vedere se ha visto qualche animale. Quindi, bello. Sì, sì, no. Io ho mia nonna che è appassionata di documentari, quindi quando vado da lei, ultimamente al pomeriggio, carrellata di documentari. Sto scoprendo un sacco di bestie mai viste in vita mia, francamente. Oggi c'era un topo strano, ecco. Con una coda lunghissima, sembrava senza le zampette anteriori, ma delle gambe lunghe posteriori. Tipo il topo canguro, ma non era un topo canguro. E poi, i documentari annoiano, però invece vedere gli animali dal vivo... A me sta dando una voglia di partire. Poi vabbè, più sai che non puoi farlo, più ti viene voglia. Sì. Sono in un periodo che proprio... Noi appena ci danno la possibilità anche solamente di girare nella regione, il nostro camper è già col motore acceso. Ma anche in bicicletta. Dove vado, vado. Di casa, ma anche in bicicletta. Ormai siamo ridotti a fare le foto sul balcone. Le foto sul balcone e all'alba usciamo per fare il giro. È tipo l'orea d'aria dei carcerati in cortile qua. Nel cortile condominiale. Facciamo... Quindi, una tristezza, quindi figurati. Comunque, classica domanda che stiamo facendo a tutti, a te hai due da fare due risposte. Per quando si ripartirà? Ovviamente si ripartirà, dicono,
col famoso turismo di prossimità. Sì. Stiamo chiedendo a tutti i nostri ospiti che stiamo intervistando il mercoledì e il venerdì, chiacchierando, anzi, intervistando. Ma dove possono andare vicino a casa? Te hai Milano e Napoli, nei due. Sì, no, io inizierò, penso, da Napoli. No, ma cosa è possibile andare a vedere? Cioè, se qualcuno abitasse in zona Napoli e non sapesse dove andare, un posto che proprio puoi raccomandargli? A me ce ne sono tanti di posti da vedere a Napoli, in Campania. Ho scritto una marea di articoli sul mio blog. Il più particolare, quello che dici allora, che... Allora, beh, sicuramente a me piacerebbe ricominciare un po' dalla costiera, che è una zona dove in realtà noi napoletani andiamo molto poco, molto più turistica. Costiera Sorrentina, Costiera Amalfitana. Soprattutto in Costiera Amalfitana, perché in estate soprattutto è sempre molto trafficata, quindi arrivarci è veramente difficile anche per noi napoletani. Però mi piacerebbe, ecco, ritornare lì a Positano, Amalfi, Sorrento, ma anche tutte le isole che sono di fronte a Napoli, quindi Capri, Ischia, Procida. Ogni isola ha una sua particolarità ed è diversa dall'altra. Ischia è quella più grande, ma è anche l'isola termale, quindi è bella proprio perché è possibile fare le terme naturali anche semplicemente facendo il bagno a mare. Ci sono delle zone di Ischia dove c'è spiaggia libera, cioè spiaggia è un parolone, più che spiaggia sono degli scogli, dove fai il bagno a mare e ti ritrovi con l'acqua calda termale all'improvviso, quindi getti di acqua calda o comunque soffioni di acqua, di bolle che arrivano dal basso come se stessi facendo l'idromassaggio naturale, quindi è molto particolare. Capri è famosa per i faraglioni, ma è anche molto bella comunque da visitare, è quella un po' più elegante, più chic. E poi c'è Procida, che è la piccola isola di pescatori che è rimasta ancora un po' al naturale, quindi è bellissima proprio perché lì vivi proprio la vita dei pescatori, dove non c'è nulla, ti rilassi, c'è la pace, il relax. E poi però anche proprio a Napoli ci sono tante zone poco conosciute, meno turistiche, che sono belle assolutamente da vedere. Una domanda, visto che giustamente Daniele, che anche lui è originario della tua zona, dice che sono un po' inaccessibili. Ma si riescono a raggiungere con i mezzi pubblici, per esempio, da Napoli o da Pompei? Allora, fino a Sorrento sì. Quindi, infatti, in Costiera Sorrentina io ci sono andata spesso nel corso degli anni, anche solo per fare i bagni, perché c'è la circumvesuviana che ci arriva e poi c'è un po' di scarpinetto da fare fino alle spiagge. La Costiera Amalfitana, invece, purtroppo va raggiunta soltanto in auto, e anche con l'auto è comunque difficile da raggiungere perché, come dicevo, a parte sono tutte stradine strette, piene di curve, e poi è sempre molto trafficata, soprattutto nei periodi estivi viene chiuso l'accesso alla città ai non residenti, quindi bisogna parcheggiare all'esterno del paesino, all'esterno appunto di Positano e Amalfi, e poi farsela a piedi o prendere gli autobus interni. Sicuramente è molto più comodo arrivarci con una moto o con uno scooter, però non tutti ce l'hanno. Sì. Però sono posti che sono molto belli ed è un peccato, quindi magari, ecco, con il turismo di prossimità, in cui chissà come sarà, magari ci sarà meno affluenza e si riesce ad andarci. Zona Lombarda invece, zona Milano? Allora, in zona Milano io ho fatto un po' un tour di tutta la Lombardia a dicembre, prima di Natale, l'ho fatto con la Regione Lombardia, e ammetto che anche se vivo a Milano in realtà da 2 anni, io sono quasi sempre in viaggio, quindi la Lombardia la conoscevo molto molto poco, quindi un po' mi vergogno, però è così. Anche beh, poi... Daniele dice che è bellissima, ma ci sono troppe scale. Ma è bellissima, merita. Non bisogna essere pigri. Dicevo, però in Lombardia ci sono tanti borghi molto carini. La stessa Cremona, che adesso sembra essere diventata un po' la nuova One, è bellissima, è la città di Stradivari, l'ho visitata in più occasioni, più volte, veramente molto bella e merita. Molto bella anche Mantova, che è la città che Shakespeare aveva scelto come città di Romeo, quindi se siete appassionati di Shakespeare e di Romeo e Giulietta, dovete vedere anche Mantova e non solo Verona. E
Poi in realtà c'è tutta la Valtellina che è molto bella da visitare sia in inverno che in estate, perché è possibile fare tante attività all'aperto, in outdoor, e secondo me può essere perfetta anche per i camper, quindi per i tanti camperisti che Hai sono fatto una foto in un posto che noi sconsigliamo di andare con i camper. È andata Al al ponte ponte del sospeso, sei ponte andata? sospeso sei stata, al ponte del Ah, cielo. il ponte nel cielo. Sì, quella arrivare su col camper è stata una tragedia, perché Ah, sì. eravamo andati lì 2 anni fa, praticamente 2 dicembre fa, per Camper Life, la rivista di camper, e il direttore: ah, dovete andare assolutamente lì, Era appena aperto, Era quindi appena se dovete aperto. andare, A almeno non parte che ti tardate. ricordi la strada com'è, che tutta curve, roccia, Tanti tornanti c'era c'erano. anche oltretutto la sagra delle castagne in mezzo, Al quindi. paesino in cima. Io però non mi riferivo alla zona di Val Tartano dove c'è il ponte del Cielo. La Valtellina è molto più grande, ci sono anche altre zone dove è più Sì. facile, penso, arrivare anche con il camper. Io ci sono stata più volte, ho fatto sia dei bike tour in estate, in tutta la zona di Tirano. Bellissima C'è Tirano, c'è la via un'area sosta. sosta stupenda, bellissima, Sì, senza saperlo. come era il resto anche a Bormio. Bormio, c'è l'area di sosta è più brutta di Tirano, però, Sì, però sei ai piedi e della sei a montagna. piedi Poi della partenza della funivia per Bormio 2000. dall'altro lato c'è il cimitero. Dall'altro lato c'è il Vabbè. cimitero, ma va bene, non importa, però sei Tu una ti giri posizione, dall'altro lato, però vabbè. sei una posizione stupenda, perché lì vedi proprio Sì, tutte le montagne tutte le sono montagne intorno a circondate. te, quindi è un posto Bella, veramente, sì. veramente Bella la incredibile. Valtellina. Ci è piaciuta tanto, tanto. Sì, molto bella. Poi anche bella tutta la zona dei laghi, il lago di Como che è pazzesco, quindi è molto bello anche sia in estate che in inverno. Io sono stata proprio poco prima della chiusura di tutto, ho fatto lì una lezione sull'influencer marketing, proprio sul lago di Como, è pazzesco. E poi ci sono stata però anche a dicembre, prima di Natale, dove c'era. Aspetta, come si chiama? La città dei Balocchi. Sì. È vero, sì. È vero, A proposito, abbiamo. tutti i palazzi illuminati con tutte le fiabe proiettate sui palazzi, sui monumenti. Sarà bello. Paolo su YouTube ovviamente tende a puntualizzare che lui ha un van solo di Quindi 5,40 m sarebbe e lui arrivato ce al la ponte del fa. cielo, Va mannaggia. bene. Tutte le volte ci tira Cioè. sto van, Paolo? Paolo, ma noi siamo molto più comodi con lo sto berlino, quindi. Sì, allora vi consiglio anche la Basilicata, che in realtà quando si pensa alla Basilicata si tende ormai a considerare soltanto Matera, però in realtà la Basilicata pure è bellissima e tutta da scoprire. Io sono stata a Castelmezzano e Pietrapertosa e ho fatto il volo dell'Angelo, siamo sempre comuni, quindi ho fatto un volo di, non Sì, ricordo sappiamo. quanto. Lì lo fa sempre Cristiano il Sì, volo lo fa dell'Angelo, uno proprio dei da principali travel Pietrapertosa, tra l'altro. blogger camperisti, Camperisti. liberamente in camper. Si appende sempre Si tipo appende. capocollo e si lancia da qualsiasi incline, lui va, lo vedi Lui va. sempre che si fionda, quindi. Abbiamo il suo Facebook pieno di lui che va. E Ah, comunque bene. la zona è importantissima, quindi belli, Bene. belli, posti stupendi. Beh, speriamo veramente di poter riaprire, ripartire, che si riapra il prima possibile. Sì. Ora però Perché. sono curiosa di sapere quali sono le regioni dove è più facile andare con i camper, Con il dove li camper, secondo trovi. noi, la regione più semplice, più camper friendly, diciamo così. A proposito, se qualcuno vuole rispondere anche di chi è connesso, raccogliamo un po' di cose. Per noi è la Toscana. Noi ci siamo trovati La benissimo in Toscana Toscana, è piena ma si è di. Le aperta tanto il camper anche le Marche. Marche molto aperta. Poi c'è chi dice il Piemonte, noi per esperienza personale, nì, nel senso che ci sono delle zone in cui sì, i camper arrivano, sono ben accolti, altri invece, almeno per incontri che abbiamo avuto alla TTG con gente rappresentante dei vari comuni piemontesi, non c'è tutta questa apertura, anzi dicono Anzi, ma molti non no. sanno ancora. Abbiamo per esempio Beh, Daniele l'Emilia, che certo, la consiglia zona dei l'Emilia. campeggi, certo. Vabbè, la zona della Romagna è piena di campeggi Eh sì, enormi, stupendi. tutta la parte della riviera Praticamente è ormai sono folle, sì. dei villaggi, quindi con piscine, acquapark, cioè c'è di tutto. Sono bello. E al La sud Toscana. invece, Puglia, Calabria. Ma ci sono anche lì parecchie zone. Allora, diciamo che i vari campeggi non mancano.
Il problema in Italia è sempre stato un po' il costo, quindi i camperisti stanchi avevano la tendenza ad andare più all'estero, noi anche compresi. Vabbè, noi siamo nel nord Italia, quindi c'è più comodo raggiungere la Francia, per dire, che è molto camper friendly, piuttosto che il sud Italia, come distanze. Però c'è sempre stato questo problema che si diceva, cioè, purtroppo i nostri costi, anche proprio per il tipo di politica che abbiamo, le tasse e quant'altro, sono più alti, e quindi i camperisti tendono ad andare. Considera che in Francia, ma anche in Germania, un campeggio comunale, loro hanno i campeggi comunali, ti costa per due persone una notte tra i 17 e i 20 euro. Qui 20 euro spesso li spendi per un'area sosta, che normalmente è un parcheggio. Sì, sull'asfalto, magari. Poi dipende, perché appunto. Diciamo che comunque si sta aprendo molto il mondo dei camper, perché si stanno accorgendo che la gente che gira in camper è un lotto in tenda, quindi non vogliamo solo noi, c'è tutto un ecosistema enorme che si muove. L'ultimo anno sono stati 8 milioni di persone, di cui 5 italiani e 3 estere. Quindi inizia a essere già una bella fetta. Sì, quindi se i vari comuni, le varie regioni si accorgessero che ci sono vari tipi di turismo che possono coesistere, perché in fondo il camperista, il roulottista comunque non andrebbe in hotel. Cioè, se a te piace un hotel 5 stelle, tu tendenzialmente vai in un hotel 5 stelle. Poi tu sei particolare, provi anche l'avventura del camper, però tendenzialmente il camperista si fa le vacanze col suo camper in un hotel a 5 stelle o in un hotel qualsiasi. Non ci va, chiama più l'ambiente dell'hotel, spesso in camper niente, non ci va, quindi non ci si pesta i piedi, ognuno va nel suo. Ed è difficile delle volte far comunque quello che stiamo cercando di far capire alla TTG, alla BIT, quando ci si vede. Con una fatica enorme. Una fatica enorme, che comunque i camperisti sono una incredibile opportunità, soprattutto per il commercio della zona, perché tendenzialmente il camperista cosa fa? Arriva e compra da mangiare. E compra da mangiare, perché i camperisti grigliano a tutto andare. Griglia, fa cose. Veramente veramente tanto, quindi ha la voglia di assaggiare le cose tipiche del luogo, difficilmente il ristorante ma anche appunto piccolo negozietto. Diciamo che appunto se queste due forme di turismo convivessero e non ci fosse la chiusura, appunto come diciamo spesso, purtroppo ci sono dei camperisti non troppo civili nei loro comportamenti, che quindi si fanno odiare, e poi di conseguenza tanti comuni odiano l'intera categoria. Purtroppo questo come tutte le cose, come ci sono le cose. Sì, come tutte le cose. Paolo, Paolo dice che giustamente lui ha degli amici. Paolo è un altro amico lui ha un van, quindi un mezzo molto più piccolo rispetto al nostro. Ha molti amici che non rinunciano alle mura dell'hotel. Quindi vedi, c'è proprio questa cosa. È difficile che uno che va in hotel ami poi la vita del camper. Una mia cugina trova il camper claustrofobico, il nostro è bello lungo, sono 7 metri, però dice no, io non potrei mai stare in una cosa simile, l'hotel tutta la vita. Quindi per le campagne al tipo di viaggio, cioè considera che comunque io, come anche Diana, le altre persone interessate, siamo viaggiatori prima di tutto, quindi al di là dell'hotel 5 stelle o del camper, a noi piace l'avventura, piace viaggiare. Cioè io ho dormito anche in una tenda nella savana, non in un campo tendato, ma proprio in una tenda che mi sono montata io, una tenda da due posti, circondata dalle iene. Quindi non è male. Sì, ci ho dormito per 2 notti, una settimana non avrei resistito, però comunque ho dormito, mi sono adattata anche a dormire in una tenda circondata dalle iene, una tenda montata da me con il sacco a pelo, ed era la prima volta per me che dormivo in un sacco a pelo, quindi pensa. Però mi ha detto molto, e penso che comunque dipende molto anche dallo stile di viaggio, dal tipo, da quanto piaccia viaggiare, il sapersi adattare, perché io ad esempio non sono una persona che dico ok, hotel 5 stelle lusso o niente, no, a me piace viaggiare, quindi poi di volta in volta mi adatto, perché ci sono anche pensi. Sei una viaggiatrice, non sei una che fa la vacanza. Esatto, e quella è la differenza tra vacanziere, turista e viaggiatore, sono due cose diverse. Quindi chi normalmente, noi ovviamente ci rivolgiamo sia noi sia a te verso chi fa le vacanze, non chi fa i viaggi. Certo. Molta gente, ne ho parlato con amici, colleghi, molte volte loro cosa fanno? La vacanza, non voglio fare niente. Cioè la classica vacanza, le 2 settimane di ferie ad agosto, dice io non voglio muovere un dito, voglio l'hotel piuttosto. Però devo dire anche io quando vado in vacanza, perché per me adesso viaggiare è un lavoro,
anche se è una passione, però quando decido di fare vacanza e riposarmi, voglio stare in un posto senza far niente dalla mattina alla sera. Andiamo nei parchi di divertimento, noi andiamo a Europa Park, tendenzialmente 3-4 giorni, vedi pochissime foto sui social, quasi spariamo perché lì ci rilassiamo per noi. Sì, in vacanza non pubblico quasi nulla sui social e sono sulla spiaggia dalla mattina alla sera, stesa al sole. E lì noi paradossalmente andremmo in hotel, nei parchi di divertimento ci andiamo anche in camper, ma valutiamo gli hotel. Perché come hai potuto vedere a Disneyland, come sono gli hotel dei parchi. Sì, bellissimi. Sono ultra tematizzati, quindi è proprio bella la sensazione che ti cercano di calare completamente in questo mondo fantastico rispetto al resto. Abbiamo avuto la possibilità di andare a Gardaland, a dormire al Magic Hotel di Gardaland. Entri in questa stanza che c'è il cappello del mago sopra il letto. Bellissimo, tutta bella. Tutta tematizzata, molto carina. E veramente c'è il giochini per i bambini nella camera, per scoprire il trucco, perché poi puoi scendere sotto, c'è la caccia al tesoro, quindi lì gli hotel non sarebbero male. Sì, ecco. L'hotel non è male lì. L'hotel non è male. Però poi per il resto ovviamente noi siamo camperisti ed è quasi strano andare in hotel. Delle volte ci dico, sì. Quando siamo andati, perché per lavoro ci è capitato di andare a qualche hotel anche in Trentino, per esempio l'ultimo che abbiamo fatto, ricordarci di dover mettere lo spazzolino in valigia. Te lo siamo ricordati ma 5 minuti prima di partire. In camper hai il tuo bagno con il camper, avete tutto. No, sì, io ho messo un borsello da viaggio, visto che comunque io di solito quando viaggio cambio anche un hotel a notte, il mio borsello già con le cose dei viaggi, quindi con tutto pronto, che con le cose diverse da quelle che uso a casa, quindi il mio borsello da viaggio pronto con il doppio dello spazzolino, il doppio del dentifricio, il doppio spazzolo, il doppio trucco, tutto quello che devo preparare la valigia, prendo il borsello, non guardo nemmeno cosa c'è dentro, lo metto dentro. E poi quando mi finisco qualcosa, anche se non devo partire subito, ricompro quello che mi è finito e ce lo metto, in modo tale che sono sicura di non dimenticare nulla. Infatti, noi ci eravamo sentiti spiazzati perché appunto andando sempre in camper, tutto in camper, noi appunto abbiamo roba a casa e roba diversa in camper, no? Come per te il borsello, noi abbiamo la macchina. Sì, no, dicevo, è normale, tanti dimenticano lo spazzolino perché di solito è l'ultima cosa che uno usa prima di partire e quindi poi dimentica di metterlo in valigia. E noi in camper come te abbiamo tutto doppio, quindi abbiamo anche tanto di phon, per quando si è nei campeggi, quello a 220, perché il 12 volte è meglio non usarlo, non serve a niente. Non ti asciuga. Ma guarda, il phon anche io lo metto sempre in valigia, nonostante vado negli alberghi dove comunque di solito c'è il phon, perché tante volte negli alberghi, anche quelli lussuosi, hanno un phon piccolino, molto leggero. Io invece ho i capelli molto lunghi, e quindi con un phon leggero, da pochi watt, rischierei ore e ore ad asciugare i capelli. Invece col mio phon da 2500 watt, mezz'ora è fatto. Ma mezz'ora, caspita! Pazienza, io non ce la farei mai. Vabbè, ma lei è travel fashion tip, è giusto? Sì, no, ma io li ho fini come... Cioè, ne ho molti meno di lei sicuramente, ma li ho praticamente trasparenti, quindi a me in 5 minuti già sono asciutti e poi fanno quello che vogliono loro. No, a parte i miei sono ricci, quindi io poi li stiro. Ah, ma dai, sei riccia! Sì. Dai, voglio vedere poi una tua foto con i capelli ricci. Sono in estate. Devo Instagram e via. Su Instagram le foto estive sono sempre lì. Vedi? Vado a controllare. Bene, direi che possiamo iniziare a salutare tutti perché inizia a essere le 7, la gente a quest'ora va a mangiare, giustamente. Siamo un po' per... Sì, no, qua mangiamo alle 9, però. Vabbè, è vero, sì, perché noi al nord mangiamo con le galline, quindi si mangia presto, no? E quindi ci siamo accorti che infatti un sacco di gente se ne va, giustamente. Si tende a disconnessi, andare a preparare pasta, pizza, pane, tutto quanto. Sì, perché ormai si fa solo più quello, quindi. Sì, io penso la faccio domani, la pizza. Anche noi, pizza. Vabbè, in casa. Giusto, ma lei è... lei napoletana, ha anche fatto, mi sembra, l'articolo, qualcosa del genere per la pizza. Sì, io ho fatto anche un corso di pizza napoletana, su come quindi, vedi. Allora, ti portiamo tutto, la facciamo anche in camper, Va bene.
Perché però io sono brava a cucinare, mi porto il bimbi. No, 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 è che il bimbi. Vabbè, dai, concediamo il bimbi. Sai, per impastare ci vuole tempo. Perché la pizza va impastata per tanto tempo, una tecnica particolare. Invece il bimbi è un po' come l'impastatrice, quindi... Sì, abbiamo la macchina del pane, infatti, che ci fa... Ci fa questa bella palletta. Va bene, salutiamo Paola e Lorella. Quella. Che vado a mangiare. Ciao Paola, ciao Lorella. Ciao. Iniziamo solo a dire a tutti solo la prossima settimana, mercoledì alle 18 abbiamo qui ospiti Ernesto e Lidia, ovvero Leggendo in campo. No, aspetta, Raimondo. Raimondo e Vianè, Raimondo sì. E Sandra e Raimondo. Del mondo del camper, quindi sono cioè, due amici siculi incredibili che fanno, ora sono bloccati a Gallipoli. A Crotone, vabbè. Sono bloccati un agriturismo a Gallipoli dall'8 di marzo. Stavano ritornando in Sicilia dopo, col campo, perché sai, aspetta, ecco qua, a proposito, ti saluta anche Daniele. Ciao Daniele, piacere mio. E quindi praticamente loro, tutti vanno a cercare il caldo, loro sono venuti 2 mesi praticamente al nord, gennaio e febbraio. Ma Gallipoli al sud. Sì, ma loro sono sicuri. Sì, ma poi stavano ritornando. Sono venuti qui a Torino. Ah, ok. A Torino, ad Aosta, ci sono stati perché in teoria abbiamo fatto la fiera a Carrara insieme. Sì, fatto un po' in teoria storia. C'era dove Novegro il 28 di febbraio che è saltata. Oh, guarda, Diana. Ah, c'è anche Diana che ha messo il piace al video, quindi... Ciao, Diana! E quindi ha, come si chiama... hanno detto di stare un pochino più di qui perché poi forse volevano stare fino beh, ci doveva essere, c'era Bolzano, fiera, c'era un sacco di fiere in questo periodo e poi, quando hanno visto che stavano saltando le fiere hanno iniziato a tornare in giù al sud, in Sicilia sono andati a fare in giro dalla Puglia e si sono fermati a Gallipoli, sì, è arrivato lì il lockdown e bom, basta. E stanno lì da più di un mese e quindi, in campeggio. E quindi mercoledì alle 18 abbiamo loro. E venerdì non si sa ancora. Surprise. Surprise. Comunque venerdì sicuramente qualcuno del mondo del viaggio. Mercoledì del mondo del camper e venerdì qualcuno del mondo del viaggio. Sembra un bel programma. Eh sì, dai. Sì, sì. E noi ci vediamo la prossima mercoledì. Ti ricordiamo che sempre Viaggiando in Camper comunque sono live alle 21:15 su sì, adesso mettiamo sui vari canali tutti i link alle pagine, al blog, ai social di Anna. Sì, così andate a trovarla. Tanto hai già conquistato. Seguitemi così vi ricambio e inizio a seguire anche qualche altro travel blogger camperista che mi fa piacere. Sì, sì, sì. Sicuramente grazie, grazie. Diciamo a tutti di iscriverti. Ok, prima di ancora un attimo connessa, così ci salutiamo subito alla fine della diretta. Va ciao bene. A tutti. Ciao, ciao.